una riflessione. Tutta la vita, noi uomini, cerchiamo la felicità. Tutta la vita cerchiamo la felicità. Ma la felicità è l'amore. La felicità è l'amore. È l'amore di noi stessi. È l'amore degli altri. Ama il tuo prossimo come te stesso. Dice il Signore in Cantico: le grandi acque non potrebbero spegnere l'amore, i fiumi non potrebbero sommergerlo. Se uno desse tutti i beni di casa sua in cambio dell'amore, sarebbe del tutto disprezzato. Tutta la vita cerchiamo la felicità, ma la felicità è l'amore di noi stessi e degli altri. Ma cercando Dio, impariamo ad amare Dio, a confidarci nell'amore di Dio, e allora potremo amare noi stessi e amare anche gli altri, perché tutta la legge sta in questi comandamenti, in questi due comandamenti, gran comandamenti. Ama il tuo Dio e ama te stesso e ama gli altri come te stesso. Quando non conosciamo la parola di Dio, siamo come Samuele, che noi siamo troppo impegnati a cercare nelle scienze la felicità, a cercare nell'approvazione degli altri, dell'uomo. Confidiamo nell'uomo per trovare la felicità. Facciamo di tutto per essere apprezzati, per ottenere l'amore. L'amore dell'altro, così pensando che se gli altri ci amano, noi troviamo la felicità. Ma l'unica felicità è solo cercando Dio, perché Dio dice in tanti passaggi: smettete di confidarvi nell'uomo, nelle cui narici non c'è che un soffio. Infatti, quale importanza vi si potrebbe attribuire? Non possiamo aspettarci all'amore dell'uomo. Non c'è che un soffio, l'uomo. Oggi siamo troppo impegnati a soddisfare i bisogni nostri e degli altri per avere la felicità. Ma la parola di Dio, ma cercando Dio, noi possiamo leggere, possiamo capire chi può darci l'amore, chi può darci quest'amore che rincorriamo tutta la vita. Possiamo essere come Samuele, che non conosciamo la parola di Dio, come dice il Signore. Ora Samuele non conosceva ancora il Signore, la parola del Signore non gli era ancora stata rivelata. Possiamo essere in ricerca della felicità, ma la parola di Dio non comprenderla, non essere stata rivelata. E il Signore chiamò di nuovo Samuele per la terza volta, ed Eli si alzò, andò da Eli e disse: eccomi, poiché tu mi hai chiamato. Allora Eli comprese che il Signore chiamava il bambino, ed Eli disse a Samuele: va a coricarti, e se sarai chiamato ancora, dirai: parla, Signore, poiché il tuo servo ascolta. Samuele andò dunque a coricarsi al suo posto. Anche mentre dormiamo, essendo coricati, se noi cerchiamo Dio, cercando Dio, Dio si può rivelare anche mentre dormiamo, possiamo essere chiamati da Dio. E cercando Dio, Dio verrà da noi a darci, a rivelarsi e a darci quell'amore che poi noi, ricevendo l'amore di Dio, avendo l'amore di Dio, possiamo dare l'amore anche agli altri. Ma come? Se conosciamo la parola di Dio, se leggiamo, il Signore ci invita a meditare. A meditare. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese. Allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Cercando Dio, troviamo l'amore e troviamo la felicità. Cercando Dio, troviamo l'amore di noi stessi, per poi dare agli altri l'amore. Perché se non abbiamo l'amore di noi stessi non possiamo dare agli altri, ma per avere l'amore di se stessi dobbiamo cercare Dio. Cercando Dio troviamo l'amore
per noi stessi e per gli altri, non nelle scienze. Siamo molto impegnati a cercare, a soddisfare la nostra felicità, a portare la nostra felicità nel nostro cuore cercando nelle scienze. Ma l'unica intelligenza che può soddisfare il nostro cuore, che può portare amore nel nostro cuore, è la parola di Dio, che è Dio. Leggendo, meditando e anche quando dormiamo possiamo, come Samuele, essere chiamati, possiamo essere svegliati, chiamarci Samuele, Samuele, e noi dobbiamo dire: dimmi, Signore, dimmi.